Benvenuti a tutti. Questa settimana su Golem succedono alcune cose nuove. In particolare la prima pagina del nostro giornale telematico ha qualche novità. C'è sicuramente tra di voi qualcuno che già se ne è accorto, in realtà le novità risalgono già a qualche giorno. Abbiamo deciso di dare qualche elemento in più a chi capitasse su questa prima pagina. Vedete che alla fine ci sono l'elenco degli articoli più recenti di ciascuna delle sezioni, delle principali macro aree in cui si divide il sito, e soprattutto c'è, oltre ad una collocazione diversa di alcune piccole cose come la satira, la vignetta, eccetera, c'è una rubrica nuova che si chiama Questione di Fisco. È una rubrica che abbiamo voluto, alla quale pensavamo da tempo e che abbiamo voluto realizzare insieme con un nostro vecchio collaboratore, vecchio nel senso non anagrafico, ma che ci affianca da diversi anni nelle precedenti esperienze, diciamo, di comunicazione giornalistiche, che è Massimiliano Toriello, che è un commercialista di uno studio associato che si occupa principalmente, oltre alle normali competenze di un commercialista, si occupa principalmente di competenze, insomma, di contenzioso tributario, fiscale, eccetera. Questa rubrica Questioni di Fisco, come tutti gli articoli di Golem da una settimana a questa parte, prevede la possibilità di commentare, dove il commento naturalmente può essere anche una domanda, un interrogativo, un chiarimento, che noi gireremo al nostro esperto commercialista ed esperto fiscale. Bene, veniamo ai contenuti, chiamiamoli così, giornalistici o comunque di informazione. Questa settimana abbiamo innanzitutto un aggiornamento, ecco, sugli avvocati, sulla riforma forense e soprattutto sulla spaccatura all'interno dell'avvocatura che questa riforma sta provocando. Già la settimana scorsa avete visto un articolo di Paolo Alunni che sostanzialmente raccoglieva la posizione del presidente Guido Alpa, al quale articolo peraltro sono seguiti diversi commenti, alcuni anche molto critici nei confronti della posizione del presidente Alpa, che è naturalmente una posizione che sostiene la necessità di questa riforma forense. La verità è che in questa dimensione nuova e proiettata verso un futuro per certi versi anche un po' insicuro dell'avvocatura, questa riforma non convince tutti. Anzi, c'è una consistente fetta di avvocati che non la condivide. Vediamo perché in questo articolo. C'è poi un articolo interessante del nostro collaboratore Borrelli, Luigi Borrelli, sulla Commissione europea, nel senso cioè in particolare sulle ragioni, insomma, dette in pratica, sulle ragioni per le quali pagheremo di più i conti correnti bancari a partire dal prossimo immediato futuro. Già attualmente il costo di un rapporto di conto corrente viene giudicato dai consumatori, insomma dai clienti delle banche, abbastanza elevato. Ci sono alcune banche che hanno formule di conti correnti a costi molto ridotti, nella pubblicità apparentemente a costi zero, poi si va a vedere, come sempre non è così. Insomma, ci attende un altro aumento. Ecco, questa questione degli aumenti, delle tasse, delle fiscalizzazioni striscianti, insomma, incide molto sul costo della vita complessivo, soprattutto sul costo dell'economia, cioè del settore imprenditoriale e produttivo dell'economia, perché sono quei costi che, pur non essendo, come devo dire, evidenti, e si accumulano e poi alla fine, come diceva Totò, è la somma che fa il totale. E queste piccole voci, le accise sulla benzina che sono aumentate, per cui guarda caso il prezzo della benzina è di nuovo salito e continua a salire nonostante le flessioni, non sempre, ma insomma a volte, del petrolio, e insomma questo con buona pace di quelle, così, di quelle estemporanee e folcloristiche crociate di Beppe Grillo e compagni, secondo i quali bisogna fare la guerra alle multinazionali per far abbassare il prezzo della benzina. Golem ha già spiegato, noi abbiamo già spiegato in qualche articolo che trovate ancora oggi in archivio, naturalmente, che insomma il prezzo della benzina in Italia è composto per una sostanziale metà da tasse e accise, insomma dal carico fiscale. Allora,
fare anche la battaglia alla multinazionale, ammesso che sia verosimile e attendibile una posizione del genere, e incide talmente poco sul prezzo finale della benzina a noi consumatori che sarebbe più opportuno fare una battaglia seria, politica, per modificare il metodo di economia e di fare cassa del nostro Stato. Questo perché poi in genere in Italia c'è questa abitudine strana per cui si prendono delle posizioni utopistiche e poi il mancato raggiungimento dell'obiettivo in seguito a queste posizioni, che essendo utopistiche non possono raggiungere un obiettivo se non nelle dichiarazioni di intenti, il mancato raggiungimento dell'obiettivo viene preso ad esempio come prova del fatto che non c'è niente da fare. Ma non c'è niente da fare perché si è sbagliato l'obiettivo, perché se si fosse preso un obiettivo giusto probabilmente le cose andrebbero diversamente. Oltre questi due articoli ce n'è uno particolarmente interessante nel filone, diciamo, della psicologia collettiva che Dalila Liguoro ha inaugurato su Golem, che riguarda ruoli e personaggi, cioè le maschere che noi nella vita di tutti i giorni indossiamo, nella vita di relazione diciamo interpersonale e soprattutto nella vita di relazione professionale. Queste maschere, questi personaggi in qualche maniera si influenzano reciprocamente e alla fine noi come persone diventiamo dipendenti da questo ruolo che ci siamo dati, quindi tutto sommato diventiamo dipendenti apparentemente in maniera irrimediabile da qualcosa che invece noi stessi abbiamo scelto, che quindi avendo la scelta potremmo tornare indietro e fare scelte diverse. La vincolatività delle scelte le rende praticamente delle imposizioni, come se fossero altro da noi, esterne a noi. Questo è un articolo che racconta in maniera anche divertente cosa succede in questi casi, e abbiamo pensato che anche perché andiamo verso l'estate, insomma, ci confrontiamo col mondo che ci circonda. Diceva Totò: sono uomo di mondo, ho fatto 3 anni di militare a Cuneo. Anche quello è una maschera, era un ruolo e un personaggio. 3 anni di militare a Cuneo, quello che ha fatto 3 anni di militare a Cuneo. Comunque, oltre a questo abbiamo poi un'altra diciamo puntata, un'altra panoramica sull'informazione nell'era di internet. Ce ne sono state alcune nelle settimane scorse, ci siamo ritornati, stiamo cercando e ci ritorneremo prossimamente, stiamo cercando di esplorare anche questo mondo, visto che poi alla fine internet dice di esplorare tanti mondi, ammesso che li esplori, spesso non esplora se stesso. Stiamo cercando di colmare questa lacuna. Abbiamo poi la vignetta, come sempre, che questa settimana però è di Alessandro Gatto, in questo regime di alternanza, questo bipolarismo satirico che noi abbiamo inaugurato. C'è questa, la maggioranza e l'opposizione che si scambiano i ruoli ogni settimana, prima l'uno poi l'altro. Alessandro Gatto ci offre una vignetta particolarmente divertente, a mio parere, insomma non conta nulla il mio parere, ma insomma è una vignetta, e come al solito Alessandro Ruggeri con Mondi Selvaggi. Si avvicina l'estate, come già vi ho detto l'altra volta, te lo rinnovo questo ricordo, nell'estate ci sarà una piccola sorpresa, nel senso che abbiamo pensato di pubblicare a puntate una cosa che insomma speriamo vi possa piacere. Per il momento non vi svelo, non vi rovino la suspense, la sorpresa. Ci vediamo la prossima settimana. Chi dovesse essere in ferie, buone vacanze, arrivederci.